A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti e benvenuti a questo primo seminario online dell'anno del 2021. Come sapete, questa sera partiremo con un relatore d'eccezione e con un argomento molto molto interessante. Io sono Giulio Cippone, sono medico veterinario e responsabile di prodotto di Vetochinol Italia. Come al solito, per chi conosce già i nostri seminari, adesso prenderò questi primi 3-4 minuti per darvi delle informazioni tecniche molto, molto importanti. La prima, perché ho visto che ci avete anche scritto in questi giorni, segnalandoci che nella piattaforma Vetochinol Contact non si riescono più a vedere le registrazioni. Allora, è vero, perché abbiamo un problema all'interno della piattaforma che stiamo cercando di risolvere. Speriamo, contiamo nel corso di questa settimana di risolverlo, però sicuramente vi manderemo un'email per avvisarvi. Comunque, lo stiamo gestendo. Non vi ho fatto la domanda classica, cioè la richiesta classica, cioè quella di darmi dei feedback sull'audio. Utilizzando l'apposita funzione, vi chiedo la cortesia di mandarmi dei feedback sull'audio. Vediamo. Ok, si sente, perfetto. La stessa funzione che state utilizzando per mandarmi questi feedback la utilizzerete per mandare le vostre domande al dottor Santilli. Altra informazione tecnica, la connessione. Lato nostro, la connessione è altamente performante. Siamo in LAN, quindi la connessione è molto veloce. Per garantire una trasmissione ottimale, lato vostro ovviamente noi non abbiamo nessun controllo, per cui vi anticipo già che in base all'esperienza dei pregressi seminari sappiamo che a volte chi segue con connessione wifi potrebbe avere nel corso del seminario degli sbalzi di linea e a volte possono portare a non vedere più la slide, a non sentire più il relatore. Il consiglio che noi vi diamo, in base a quello che abbiamo sperimentato nell'anno scorso, è quello di uscire e rientrare nel webinar. Per cui in questo modo riuscirete a risolvere il problema. Comunque sia, per qualsiasi tipo di supporto, voi potete scrivere a me e io cercherò di darvi immediatamente il supporto. Potete farlo durante il webinar, così come manderete le domande, potrete inviarmi delle richieste di supporto. Penso di avervi dato tutte le informazioni tecniche per quanto riguarda la registrazione. Come dicevo all'inizio, chi vorrà vedere la registrazione la troverà sulla piattaforma Vetochinol Contact. Ovviamente non in questi giorni, non andremo a caricarla in questi giorni, sarebbe inutile visto il problema che stiamo riscontrando. La caricheremo, penso, nel corso della prossima settimana. Per cui, lato tecnico, penso di avervi dato tutte le informazioni del caso. Passiamo al motivo per il quale siamo tutti qui questa sera e siamo qui, come vi dicevo prima, con un relatore d'eccezione, il dottor Roberto Santilli, che con ogni probabilità tutti voi conoscerete già. Il dottor Santilli dirige i dipartimenti di cardiologia di diverse cliniche, la clinica veterinaria di Malpensa e dell'ospedale veterinario dei Portoni Rossi. E
È professore di cardiologia presso il College di Medicina Veterinaria della Cornell University a New York, dove codirige il laboratorio di elettrofisiologia cardiaca. Ovviamente al dottor Santilli va dato il merito di aver contribuito alla crescita della cardiologia in medicina veterinaria e ovviamente va dato senz'altro il merito di aver guidato tantissimi colleghi veterinari che volevano approfondire la tematica della cardiologia veterinaria. Questa sera, assieme al dottor Santilli, l'avete visto, parleremo di un tema, del tema della terapia, del trattamento dei cani cardiopatici, utilizzando un approccio un po' differente, cioè utilizzando la curva di Frank Starling. Come dire, nel tentativo di darvi come dire, nel tentativo di massimizzare l'efficacia formativa di questo seminario, di mettervi cioè nelle condizioni di fare, come diciamo sempre, quel piccolo passo in più nella vostra pratica clinica giornaliera. Per cui io penso di aver detto tutto. A questo punto ringrazio ovviamente il dottor Santilli per aver accettato il nostro invito a tenere questo seminario e a questo punto lascio la parola a lui e io mi taccio. Vi auguro buon ascolto. Grazie per l'introduzione, buonasera a tutti. Quindi, come vi ha anticipato il dottor Cipone, stasera parleremo un po' una rivisitazione della terapia, principalmente dell'insufficienza cardiaca congestizia, e ho voluto prendere la curva di Frank Starling per darvi un'idea di come in diverse condizioni di insufficienza cardiaca congestizia dobbiamo utilizzare i farmaci a nostra disposizione. Come tutti sapete, la curva di Frank Starling è la relazione tra la pressione e il volume. Come vedete in questo grafico, qui è il volume del ventricolo sinistro, questa è la pressione, questa è la curva. Noi sappiamo che con l'aumentare del precarico, quindi del volume ventricolare sinistro, a mano aumenta la contrattilità e di conseguenza la pressione. Quello che spesso non viene utilizzato in associazione alla curva di Frank Starling è la curva pressione-volume, che analizzeremo bene in questa serata perché ci servirà poi capire che cosa succede con diverse variazioni di frequenza cardiaca, di precarico, di postcarico e di conseguenza come possiamo agire con i diversi farmaci. In questo grafico potete vedere in rosso la curva pressione volumi del ventricolo sinistro, in nero quella del ventricolo destro. Impariamo a leggerla, quindi come vi ho detto qui c'è il volume, qui c'è la pressione, partiamo dal primo punto che è, qui vedete la curva pressione, la curva di Frank Starling, quindi pressione volume, ventricolo destro e la sua curva. Iniziamo quindi con il punto A. Il punto A è il volume telesistolico, per cui noi ci troviamo che a questo punto per il ventricolo sinistro e qui per il ventricolo destro sono praticamente si aprono le valvole atrioventricolari, inizia la diastole. Questa è tutta la pressione, la curva pressione-volume durante la diastole. Come vedete la pressione è molto bassa e, scusate, il volume è molto basso e anche la pressione per entrambi i ventricoli. Questo è un importante punto dove si valuta la compliance di camere, la compliance ventricolare sia del ventricolo destro che del ventricolo sinistro. A questo punto si chiudono le valvole atrioventricolari, che è il punto C, inizia la sistole isovolumetrica fino a D, dove si apre la valvola aorta e polmonare. A questo punto inizia l'eiezione. Vedete che a questo punto il volume comincia a diminuire perché si ha la massima eiezione ventricolare e arriviamo al punto E, che è appunto di massima eiezione, e poi qui la valvola aorta e la valvola polmonare si chiudono, inizia il rilassamento isovolumetrico, dove vedete con valvole semilunari e atrioventricolari chiuse scende la pressione.
Quello che è molto importante è capire che quando torniamo nel punto A sappiamo quanto è stato il volume telesistolico, quindi più il ventricolo sinistro ha potenza contrattile, più il volume telesistolico si ridurrà. Quindi adesso vedrete che nelle diverse condizioni le due curve pressioni-volume si potranno spostare verso sinistra, quindi dove abbiamo un aumento della contrattilità con riduzione del volume telesistolico, oppure si potranno spostare verso destra, dove in realtà aumenta il volume telediastolico, che è questo. Questo è proprio il punto C, è il massimo volume che si è ottenuto durante la diastole, quindi il cosiddetto precarico. Vediamo quindi adesso la differenza delle curve pressioni-volume ventricolo destro e ventricolo sinistro. Vedete che già con la curva pressoria potete vedere la curva nera che è il ventricolo destro, quindi bassa pressione, la curva rossa è il ventricolo sinistro, alta pressione, e qui lo vedete anche a questo livello, la grossa differenza pressoria. Quello che invece non è diverso, e lo vedete qui in questa curva dove sono più o meno, si sormontano alla precisione, sono i volumi, perché il volume del ventricolo destro e del ventricolo sinistro sono simili. Quello che cambiano sono diciamo, le condizioni di iposcarico e quindi la pressione all'interno di entrambi i ventricoli. Vedete cosa succede nella curva di Friend-Starley quando cambia il precarico. Quindi a mano che il precarico aumenta, vedete con la linea tratteggiata, questo è il normale, si sposta verso destra. Quindi quando abbiamo quindi i quadri congestizi ci si sposta verso destra. Viceversa, quando aumenta il postcarico cosa succederà? Vedete che si alza la pressione e si riduce il volume, ma tendenzialmente con un aumento del volume telesistolico, perché fa più fatica il ventricolo a svuotarsi. Cosa succede con i cambiamenti di contrattilità? Se qui partiamo da normale, se aumenta la contrattilità, come vi ho detto, si sposta a sinistra e si riduce il volume telesistolico. Se si riduce la contrattilità, guardate come la curva pressione-volume si riduce, quindi quello che è il lavoro cardiaco risulta notevolmente ridotto, e guardate come aumenta il volume telesistolico. Questo è il punto cruciale su come valutare questa curva, e vedrete adesso che vi ho fatto un grafico come cercare di capire nelle diverse condizioni cosa cambia e come possiamo agire con i diversi farmaci. Questo è un esempio con cambi di frequenza. Vedete, a mano che la frequenza si riduce, vedete che cambiano le condizioni pressorie e a mano si riduce, perché aumenta il precarico, ma tendenzialmente si riduce il volume telesistolico. Questo è quello che succede quando la frequenza si riduce. Guardate invece quando la frequenza aumenta. Vedete che a mano che la frequenza aumenta, si aumenta il volume telesistolico e si riducono i tempi diastolici, tanto che vedete che la curva pressione-volume assume questo aspetto. Questi sono punti cruciali, ad esempio adesso quando studieremo come è importante ridurre la frequenza cardiaca nei cani con fibrillazione atriale, perché immaginatevi che perdiamo il contributo della contrazione atriale al riempimento ventricolare, in più c'è questo un enorme aumento della frequenza che fa cambiare notevolmente le varie diciamo condizioni di carico. Guardate adesso con l'aumento della contrattilità. Questo è un punto cruciale, vedremo quando andremo a usare le amine simpatico-mimetiche. Vedete che la curva pressione-volume si sposta verso sinistra, riduciamo il volume telesistolico aumentando la pressione. Questi sono sia per il ventricolo destro che per il ventricolo sinistro. Guardiamo invece quando si riduce la contrattilità, la curva si sposta verso destra, comincia ad aumentare il volume telediastolico e ad aumentare il volume telesistolico, fino in condizioni gravi in cui si va verso, vedremo, lo shock. Quindi è veramente importante, io lo suggerisco sempre ai nostri interni, di conoscere la fisiologia cardiovascolare, la patofisiologia, per poter poi agire in modo corretto con i vari farmaci. Questo è quello che succede in corso di insufficienza mitralica. Guardate,
Inizialmente il volume telesistolico si riduce perché diminuisce il postcarico, no? Abbiamo l'orifizio rigurgitante che a mano peggiora, quindi le condizioni di postcarico cambiano. Ma guardate come progressivamente aumenta anche il volume telediastolico. Qui stiamo entrando nella posizione di congestione. Guardate invece cosa succede quindi nella curva di Frank Starling quando abbiamo l'insufficienza mitralica. Dobbiamo sempre posizionare una linea verticale a livello del volume telediastolico. Quando si va oltre, quindi verso destra del volume telediastolico, ricordiamoci che era questo punto, poi possiamo mettere un'altra curva che di solito sommariamente viene messa intorno agli 80 mm di mercurio, che di solito viene considerato il punto di passaggio dello shock compensato da quello scompensato. Quindi la nostra curva di Frank Starling si divide in quattro quadranti che sono molto importanti adesso per capire la terapia. Iniziamo nel normale, questo è dove in condizioni normali all'aumento del volume aumenta la contrattilità e quindi avete la normale curva. Poi abbiamo la zona di congestione comportata però normale o congittata normale ed è la nostra zona verde. Al di sotto della linea orizzontale abbiamo la bassa portata. Questa è la bassa portata con volumi normali, quindi non è congesto, quindi è quello che viene chiamato dry, ma con bassa portata cardiaca. Quando entriamo invece in questa zona, che ci può succedere, a me succede spessissimo di vedere soprattutto gatti con cardiomiopatia dilatativa che arrivano in shock ipocontrattile scompensato, che hanno congestione più bassa portata. Questo è quello da cui voi dovete partire per poi agire con i diversi farmaci e andare a capire come aiutare il paziente nel migliore dei modi. Guardate quindi la differenza della curva di Frank Starling tra una mixomatosi mitralica e la cardiomiopatia dilatativa. Qui abbiamo riduzione del postcarico, quindi diminuzione del volume telesistolico, con un enorme aumento del volume telediastolico ci spostiamo nella zona congestizia. Cosa succede invece con la dilatativa? Mano a mano che peggiora, aumenta notevolmente il volume telesistolico. Perché? Perché abbiamo una grave riduzione della contrattilità. Finiamo nella zona congesta, che ricordiamoci è qui, e che nei casi gravi può scendere la pressione sotto gli 80 e quindi rientrare in un'ottica di bassa portata congestizia. Vediamo quindi quello che noi possiamo fare in insufficienza mitralica, partendo dal presupposto che la condizione normale è questa. A mano che peggiora l'insufficienza mitralica ci si sposta a destra e di solito si sta sempre con una portata normale, è praticamente poco probabile che ci sia un quadro congestizio a bassa portata in un mitralico, per cui ci dobbiamo prevalentemente preoccupare della congestione, cioè nei mitralici ci si sposta in normale portata con congestione. Cosa si fa in questi casi? Invece, e vedremo subito, cosa succede invece nella dilatativa? Vedete che si sposta, come vi ho già detto, a destra per quanto riguarda il quadro congestizio. Di solito nei casi gravi si abbassa anche la scarsa contrattilità, porta, nonostante tutti i meccanismi di compenso, a una bassa portata e quindi ci si porta in questa zona. Quindi siamo tendenzialmente ridotta la portata e congesti. Questo è quello che viene riportato nelle linee guida, è un po' tutto quello che vi ho detto, cioè quando voi avete i nostri grafici che vi ho già, di cui vi ho parlato, voi dovete classificare il paziente in cold and dry. Immaginatevi che questa è la nostra pressione volume, mettete qui cold and dry, sotto 80 e secco praticamente. Warm and dry è quello normale, quindi normale portata, normale precarico. Warm and wet, quindi normale portata ma è congesto. Cold and wet, bassa portata e congesto. Quindi qui noi lavoreremo oggi per la dilatativa, qui lavoreremo per l'insufficienza mitralica. Quindi
Adesso vediamo un attimino, e questo sarà ovviamente se a seconda della frazione di iniezione. Più la frazione di iniezione sarà normale, saremo nella parte alta. Quando la frazione di iniezione sarà ridotta in modo importante, entreremo nella zona del cold, wet, on dry, a seconda quindi delle condizioni in cui ci troviamo. Allora, vediamo un attimino adesso nell'insufficienza mitralica. Come facciamo a spostare i nostri pazienti dalla zona congestizia? Questi sono tutti i farmaci di cui parleremo. Ovviamente i diuretici d'ansia, parleremo di che sono ormai molecole vecchie, ma di cui ancora si parla, che sono gli ACE inibitori, in fase acuta i nitroderivati, lo spironolattone, quindi con la sua azione vedremo antialdosteronica e anticortisolo, il pimobendan e l'amlodipina. Questi sono i farmaci che spostano la congestione, riducono il precarico, riducono la pressione atriale sinistra. Quali sono i farmaci che eventualmente invece spostano la curva di Fred-Starling verso l'alto, quindi verso sinistra, aumentando in modo diretto o indiretto la contrattilità? Tendenzialmente il pimobendan, ma la digossina più o meno diltiazem non è tanto per l'effetto diretto inotropo, che sappiamo poi addirittura che il diltiazem è inotropo negativo, ma tendenzialmente per la riduzione della frequenza cardiaca, che abbiamo visto che è un dato essenziale da controllare nei pazienti sia con insufficienza mitralica, immaginiamoci quelli con la dilatativa. Vediamo invece nei casi con dilatativa, siamo nel quadrante rosso lì sotto. La prima cosa che dobbiamo fare è ridurre la congestione, ma con molta attenzione, perché se noi diamo solo degli anticongestizi, spostiamo la curva in questa zona, a volte addirittura possiamo ridurre ulteriormente il precarico e quindi peggiorare la portata. Immaginatevi, come vi dicevo, gatti con dilatative gravissime in shock ipocontrattile di tipo scompensato, quindi con pressione sistolica sotto gli 80 e 70. Se date solo dosi importanti di diuretico per risolvere la congestione e non usate degli inotropi positivi per riportare una portata adeguata e rimetterlo nella zona perlomeno del congesto warm, quindi caldo, si creano dei grossi grossi problemi. Quindi i soliti farmaci possono spostarlo. Per la dilatativa vedete che ci si concentra prevalentemente su questi farmaci, poi discuteremo un po' sui nitroderivati. E le cose più importanti che sono da utilizzare oltre alla pimobenda è assolutamente la dobutamina. Noi mettiamo quasi tutti i pazienti con dilatativa, soprattutto se in shock di tipo scompensato, assolutamente la dobutamina in CRI, quindi in infusione costante, e poi diamo sempre il pimobendan. Anche in questo caso digossina e diltiazem servono ad elevare la curva di Starling riducendo la frequenza cardiaca. Questo è un po' quello di cui bisogna sempre avere a mente per capire come possiamo lavorare con i diuretici, con che dose possiamo lavorare, li dobbiamo associare a farmaci inotropi, sì o no? E questo è quello che stasera vi voglio raccontare nell'ottica sempre di questa curva di Fred-Starling. Quindi iniziamo con i diuretici d'ansia, sicuramente ovviamente tutti voi li conoscete, vi ho fatto una rivisitazione dei nuovi studi e di quelli più datati per capire a che punto si possono utilizzare i diversi farmaci. Sapete che i diuretici d'ansia lavorano prevalentemente a questo livello dove si ha il massimo riassorbimento di sodio, che è il 25%. Vediamo che in classe D si possono usare i tiazidici, ma a questo punto è intorno al 5% nel tubulo contorto distale. Poi abbiamo e vedremo che nell'uomo lo spironolattone ha questa azione, mentre nel cane meno o quasi nulla. Nel canale collettore possono lavorare i diuretici risparmiatori di potassio. Come lavorano i diuretici d'ansia? I diuretici d'ansia inibiscono questo cotransporter che vi ho segnato nella parte ascendente dell'ansa di N, quindi aumentano la perdita urinaria di acqua, idrogeno, sodio, cloro, potassio, calcio e magnesio. La cosa importante dei diuretici d'ansia, vedremo, vi ho messo anche alcuni concetti di resistenza diuretica e di effetti
più o meno stabiliti di alcuni diuretici d'ansia su altri punti degli importanti ormoni dell'insufficienza cardiaca. Per quanto riguarda i goal della terapia, noi dobbiamo sempre avere in mente che ovviamente lavorando sulla curva di Frenstein noi dobbiamo migliorare la qualità di vita del paziente. Ma cosa vuole veramente il proprietario da noi? Queste sono le cose che noi dobbiamo considerare quando curiamo un paziente acuto e lo rimandiamo a casa o curiamo un paziente cronico. Questo è quello che il cliente vuole da noi. Vuole un animale che mangi, vuole un animale che faccia un minimo di attività fisica e vuole un animale che abbia interazione col proprietario. Il resto, vedete che la lunghezza della sopravvivenza è sì importante, ma non tanto come questi fattori, per cui è ancora vitale capire come agire con i diversi farmaci per cercare di far felici i clienti e di conseguenza migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti. La furosemide sapete che ha una diversa farmacocinetica e farmacodinamica a secondo di come si somministra. Non dimentichiamoci che la somministrazione sottocutanea, quando non si può fare quella endovenosa, è quella che dà un picco di produzione piuttosto importante. Vedete che è molto simile a quello della via endovenosa. Ovviamente poi ci mette più tempo a ritornare a ridursi di quantità nel circolo. Ma la cosa importante è che se dovete scegliere tra diverse vie di somministrazione in assenza della possibilità in fase acuta di fare l'endovena, la sottocutanea deve essere considerata. Parleremo della CRI, quindi della forma infusione costante e del pro e contro della furosemide endovena in bolo rispetto alla furosemide in infusione costante. Questo è un punto cruciale perché studi sulla furosemide non è che se ne siano stati fatti tanti, però è il farmaco principale che guardando la curva di Frenstarli ci riduce i fatti congestizi, quindi ci riporta la curva verso sinistra sia nei mitralici che nei dilatati. Ma attenzione, io devo sempre calcolare, ricordatevi il quadrato cold and wet oppure dry and wet. Nel dry and wet io posso avere, vedremo, alcuni fenomeni di resistenza diuretica acuta se esagero con le dosi di furosemide, ma raramente li mando in bassa portata. Se un paziente è già in bassa portata e voi esagerate con la dose di furosemide, create problemi. Però sappiamo che è il farmaco numero uno per ridurre la pressione nell'atrio sinistro e quindi è la base della terapia. Vale per la furosemide, vedremo anche per i nuovi diuretici d'ansia. La cosa importante però che si sa da tempo è che la furosemide immediatamente, se non è già attivato, cosa improbabile, peggiora e attiva l'aldosterone e tutto il sistema renina-angiotensina-aldosterone. Questo è un punto cruciale soprattutto nei gatti quando hanno insufficienza cardiaca, perché si ha il cosiddetto fenomeno di breaking, cioè nel momento in cui voi iniettate grossi boli, alte dosi di furosemide per via endovenosa, si attiva a tal punto il sistema renina-angiotensina-aldosterone che poi la furosemide non raggiunge più l'ansa di N, non si ha più diuresi. Quindi dovete fare molta attenzione ad utilizzare anche nei gatti dosi elevate, meglio fare dosi 2-3 massimo milligrammi chilo ogni ora se non fate in bolo, se non fate la CRI, ma non usare altissime dosi perché è proprio attivato il sistema renina-angiotensina-aldosterone. La cosa importante da questo primo studio, come potete vedere qui, è che la CRI aumenta la produzione urinaria molto di più dei boli, proprio perché, come potete vedere in questo grafico, se la CRI è questa con i triangoli neri, vedete che nel tempo rimane sempre la produzione, mentre con i boli è un alto e basso, e questo attiva maggiormente il sistema renina-angiotensina-aldosterone, perché arrivano grosse dosi in unità di tempo separate. Questo quindi è il punto cruciale di cui vi parlavo. La CRI, che noi ormai usiamo come standard nel cane con edema polmonare, perché agisce
diciamo in modo più continuo, attiva meno il sistema renina-angiotensina-aldosterone, come vedete qui, e quindi c'è meno possibilità di fare il fenomeno di breaking. Noi lo usiamo anche nel gatto, ma molto di più nel cane. Nel gatto, se, come vi dicevo prima, usate boli ripetuti ma non con dosaggi eccessivi per evitare questa enorme attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone. Si è visto che anche aggiungendo il pimobendan in fase acuta, la combinazione di furosemide e pimobendan non cambia assolutamente l'attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone. Per cui noi sappiamo che nel momento in cui in qualsiasi animale che non sta prendendo ACE inibitori, e poi vedremo con i limiti anche di queste molecole, ma tendenzialmente usiamo alte dosi di furosemide in fase acuta, possiamo attivare in modo importante il sistema renina-angiotensina-aldosterone, che se era già attivato si attiverà ancora di più. Un'altra cosa importante che vi ho segnalato, e questo è il primo studio che ha messo a confronto i boli rispetto alla CRI di furosemide, in marrone vedete vi ho fatto i boli con i cambiamenti della produzione urinaria in rapporto alla CRI, che mantiene una produzione urinaria costante nel tempo. La nostra esperienza nella maggior parte degli edemi polmonari da insufficienza mitralica, sia in classe C, quindi prima volta o seconda volta, che in classe D, abbiamo delle ottime risposte nelle prime 4-5 ore. Infatti è raro che si superino 4-5-6 ore di CRI, vedremo anche che i valori renali con la CRI, soprattutto gli squilibri elettrolitici, sono più controllati. Questo è l'intake di acqua, quindi l'acqua che viene data da bere. Vedete che anche con entrambi i farmaci ovviamente aumenta la richiesta. Questo è uno studio di cui vi ho parlato, che è quello che vi parla del cosiddetto fenomeno breaking, che io l'ho visto maggiormente nei gatti rispetto ai cani, ma esiste anche nei cani, ed è quello che nel momento in cui voi usate dosi eccessive di furosemide si ha una massiva attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone e crolla la produzione urinaria. Quindi voi avete gatti in modo particolare, ma anche cani, in cui voi date la furosemide in fase acuta per ridurre l'edema cardiogeno, in realtà vi trovate all'opposto, cioè vi trovate in situazioni in cui nonostante le altissime dosi il cane non urina, o peggio ancora praticamente peggiora anche tutta la funzione respiratoria. Questo è uno studio fatto su circa 100 cani e gatti nel confronto tra la CRI e i boli. Questo è uno studio dell'università israeliana. Loro non hanno trovato una grossa differenza. È uno studio ben fatto, ma che ha un po' di limitazioni. Noi sinceramente non abbiamo lo stesso tipo di esperienza. Noi vediamo, come riportato anche da altri autori, che la CRI di furosemide cambia molto in senso positivo. Alla fine di questa relazione vi ho rimesso poi un po' tutti i dosaggi come vengono suggeriti dalle linee guida, da ultime, per cui non vi preoccupate, li trovate, ma tendenzialmente adesso mi interessa molto farvi capire come i diuretici d'ansa sono indispensabili nelle due condizioni di carico diverse e di contrattilità diverse, come la dilatativa e l'insufficienza mitralica, e come lavorano, ricordandoci che la furosemide in modo particolare lavora quando la diamo endovena, perché raggiunge, tranne il raro caso in cui si crea questo fenomeno di breaking, raggiunge l'ansa di N. Vedremo che in classe D, dove c'è insufficienza cardiaca, a volte anche destra, le cose cambiano, perché non c'è l'assorbimento intestinale e quindi la furosemide non riesce a lavorare in modo adeguato. Vediamo adesso due parole sulla torrasemide, che sta prendendo piede in campo veterinario. La torrasemide, sappiamo tutti da sempre, che è un farmaco molto, è sempre un diuretico d'ansa, stesso meccanismo d'azione ma molto più potente. I primi studi dei giapponesi sulla farmacocinetica e la farmacodinamica l'avevano dato da 10 a 20 volte più potente della furosemide, e noi ci siamo abituati a utilizzarla in classe D. In realtà ultimamente, per tanti studi che sono usciti, si può utilizzare anche in classe C in somministrazione giornaliera singola, e
bisogna però tenere presente alcuni dati della Torah Semide, dobbiamo un po' abituarci, perché all'inizio siamo tutti un po' spaventati sul fatto che induce insufficienza renale così, ma la mia esperienza di questi ultimi anni in realtà mi ha fatto vedere che è un farmaco che si può utilizzare, va utilizzato con attenzione nei pazienti che hanno problematiche renali, ma altrimenti equivale alla furosemide usando però le dosi corrette. La cosa importante della torasemide, che ancora non è stata completamente definita, è che è più potente, su questo non ci sono dubbi, che va utilizzata, adesso vedremo un po' le dosi che vanno utilizzate, ma sembrerebbe avere anche un'azione antialdosteronica. Infatti nel momento in cui si usa la torasemide, come vedete nel grafico alla vostra destra, aumenta notevolmente l'aldosterone, ma non perché viene attivato più della furosemide e il RAS, ma probabilmente si pensa che si abbia un effetto antagonista recettoriale, anche se ancora non è stato dimostrato al 100%, ma c'è questa opzione che fa sì che l'aldosterone che aumenta non perché lavora di più, ma solo perché non si lega, un po' come quando usiamo lo spironolattone. L'effetto della torasemide è assolutamente confrontabile a quello della furosemide ed è assolutamente dose dipendente. Anche la torasemide aumenta la renina angiotensina aldosterone, lo vedete qui, ma in confronto alla furosemide meno. Se questa è la furosemide, questa è la torasemide, sia sulla renina angiotensina aldosterone. Apriremo poi una piccola discussione sul RAS quando riparleremo adesso degli ACE inibitori, perché secondo me ci sono alcune novità da considerare, soprattutto per il futuro, per nuove molecole che ci aiuteranno a bloccare questo sistema molto meglio di quanto stanno facendo adesso gli ACE inibitori di vecchia data. Allora, qual è il rapporto che è stato riportato tra torasemide e furosemide? Questo è molto regolato dalla dose. Vedremo poi gli studi clinici che sono stati fatti che ce lo indicheranno. Però quando noi la usiamo a basso dosaggio, che di solito è 0,2, massimo 0,3 e fino a un massimo ancora di 0,4, la sua potenza è di un decimo della dose di furosemide. Quando invece usiamo una dose più alta che arriva a un ventesimo, quando usiamo una dose più alta da 0,4 in su, vuol dire che noi stiamo usando, dobbiamo utilizzare circa un ventesimo della dose di furosemide. Questo è importante, che lo dobbiamo considerare, perché quando usiamo questo tipo di diuretico d'ansa, a seconda della dose che noi vogliamo utilizzare, dobbiamo conoscerne la potenza paragonato alla molecola con cui siamo più confidenti, che è la furosemide. Quindi basse dosi si può considerare un decimo, alte dosi un ventesimo. Questo è molto vero per quanto riguarda principalmente la torasemide nella classe C. Nella classe D si apre, poi magari in sede di discussione se volete ne possiamo parlare, ma nella classe D le cose cambiano, come anche la somministrazione singola giornaliera, cioè ci sono diverse, non ci sono tantissimi studi sulla classe D, anche se in realtà penso molti di noi e molti di voi lo usano prevalentemente in classe D. Noi ci siamo molto ricreduti, lo stiamo usando anche in classe C. La torasemide è confrontata alla furosemide, questo è un altro studio, non ci sono grossissime variazioni su tutti i parametri se utilizzato a dosi corrette. Vedete, ci sono le differenze sul peso specifico, sull'urea, la creatinina, e non sono state dimostrate delle enormi differenze. È vero che se usiamo alte dosi di torasemide induciamo delle achi, ma questo vale anche per la furosemide. È ovvio che bisogna stare sempre attenti a quel discorso che vi ho fatto, basse dosi e alte dosi, e se usiamo un decimo e un ventesimo. Questo è il primo studio fatto sulla torasemide, è uno studio sull'efficacia a breve termine e il cosiddetto test study su un numero importante di casi, e si è dimostrato che assolutamente non c'è
non c'è un'inferiorità della torasemide rispetto alla furosemide nel trattamento. In questo studio all'inizio era stata utilizzata una dose un po' più alta di torasemide, per questo c'era stato qualche insufficienza prerenale in più, ma poi è stata corretta la dose di torasemide nella seconda parte dello studio e si è visto che è un farmaco molto maneggevole e che non crea, diciamo, problemi a livello renale più di quello che fa la furosemide. Questi sono gli effetti collaterali che sono stati visti, differenza tra tora e furo. Vedete che l'unica cosa che c'è stato un pochettino in più è questo, che è problemi renali 3 contro 1, però non è statisticamente significativo. E questo è poi stato visto anche da altri studi sulla torasemide. E qui vi dimostra che anche diciamo, la torasemide rispetto alla furosemide, vedete gli early stage dell'ACHI, potete vedere che tutte e due possono indurre problematiche renali, perché le usiamo, magari stiamo comunque disidratando pazienti in stato congestizio ed diciamo, può succedere che si creino questi problemi renali. Questo è l'altro studio che è appena uscito sulla torasemide. Questo è anche uno studio di non inferiorità della torasemide nei confronti della furosemide e si è dimostrato quindi che per il raggiungimento dell'endpoint, quindi che è sempre ricorrenza di edema polmonare, insufficienza cardiaca, morte e così via, eutanasia per insufficienza cardiaca, assolutamente la torasemide non è inferiore. Entrambi gli studi sono studi a breve termine. C'è in corso un altro studio che dovrebbe uscire tra qualche mese, che invece ha più lungo termine, sempre con l'utilizzo della torasemide, e non ci sono state grosse variazioni. Anche se vedete a questo livello, se ci concentriamo sempre sull'insufficienza renale e la vera uremia, non è statisticamente significativo. Se andiamo a guardare l'aumento della crea, l'aumento della BUN, assolutamente si possono verificare di più perché la torasemide è più potente, ma ciò non vuol dire che se poi questo si sviluppa, si può portare allo sviluppo di insufficienza renale. Quindi riduciamo la congestione con i diuretici d'ansa, poi vedremo quando utilizzarli e a che dosaggi. Passiamo poi, sempre in fase acuta, alle riduzioni del precarico. Si usano o non si usano i nitroderivati? Allora, noi anche abbiamo difficoltà a trovarlo, e molti ospedali che fanno terapia intensiva hanno difficoltà a trovarlo, è la nitroprusside endovena. Questa sì che agisce, aumenta il flusso coronarico senza ridurre il flusso renale, che questo è importantissimo perché noi abbiamo bisogno che questi animali, è vero che dobbiamo migliorare le condizioni di precarico, ma non dobbiamo ridurre la portata renale perché altrimenti si creano problemi successivi. Riduce la pressione ventricolare sinistra e il volume ventricolare sinistro. Questo vale per quelli endovenosi. Non è stato provato per quelli invece transcutanei. Questi transcutanei, ci sono diversi studi che hanno detto che c'è una sorta di trasposizione del circolo che si sposta dal tessuto splanchnico, più viene centralizzato e così via, ma non è esattamente quello che si pensava potesse fare. Soprattutto questo studio, che è stato fatto ormai diversi anni fa, sono quasi 20 ormai, con la scintigrafia avevano cercato di vedere la distribuzione del circolo nel cuore e nell'addome e hanno visto che dopo la somministrazione anche di questo isosorbide per via orale, quindi né sottocutaneo né orale, non ci sono state grossissime variazioni. Vedremo che le linee guida dicono a vostra scelta, sì, no, noi in ospedale ormai per routine lo usiamo, ma non c'è una prova. È vero che cambia la circolazione, ma con quella sottocutanea perché è stata provata, ma non è detto che questo cambi le condizioni di carico in modo importante. La base di questo è, come vi ho detto, è spostare la curva a sinistra, vasodilatando il distretto venoso e quindi riducendo la pressione atriale sinistra.
Qual è l'altro farmaco che invece viene utilizzato? Noi lo usiamo prevalentemente, vedrete, in classe D. Questo è l'amlodipina, che è un vasodilatatore arterioso. Questo viene utilizzato soprattutto nelle classi D con recrudescenze di edema polmonare. Si è visto che, a differenza del benazepril, riduce notevolmente la pressione arteriale. Questo è un farmaco che vi consiglio in classe D di utilizzare, perché riducendo il post-carico riduciamo la quota di sangue che ovviamente attraverso l'orifizio rigurgitante torna in atrio sinistro, e quindi tendenzialmente possiamo ridurre la frazione rigurgitante e di conseguenza la pressione arteriale sinistra. Dobutamina assolutamente in fase acuta, quando vi ho detto siamo nel wet and cold. Io prevalentemente l'abbiamo utilizzata diverse volte nella nostra terapia intensiva nei gatti, come vi ho già detto più volte, con dilatativa e shock cardiogeno ipocontrattile non ormai scompensato. Aumenta la portata e la gittata, riduce le resistenze periferiche con la pressione, riduce la pressione ventricolare. Questi sono i dosaggi. Fate attenzione alla down regulation che si può avere poi dei beta recettori, dopo qualche ora non funziona più, però anche in umana viene utilizzata l'infusione endovenosa, perché poi per un certo periodo permane l'aumento della contrattilità. Ricordatevi che quando c'è insufficienza cardiaca, l'ipossia cronica miocardica nei dilatati nella zona wet and cold, c'è anche uno stunning miocardico, non è tutta dilatativa, c'è anche proprio un'acidosi metabolica, un'acidosi lattica, quindi abbiamo praticamente che il miocardio acidosico si contrae meno. Quindi questa parte di stunning può essere corretto con la dobutamina, e magari c'è quel poco che basta a riportare la nostra curva di Starlin sopra il limite degli 80 e quindi ritornare perlomeno nel wet and warm, quindi caldo e umido, ma non freddo e umido, che c'è una bella differenza dal punto di vista di ripresa delle condizioni del paziente. Pimobendan lo conoscete tutti. Il pimobendan viene utilizzato perché è un grosso vasodilatatore, lo sappiamo, aumenta il flusso plasmatico renale, lo sappiamo, ma anche per via endovenosa ormai sapete tutti che può essere utilizzato. Fate attenzione alla vasodilatazione, non superate mai le dosi consigliate, e noi lo usiamo in tutti i pazienti con edema polmonare per insufficienza mitralica, e lo usiamo anche per via orale nei gatti con edema polmonare. La base di tutto sta nell'aumento del flusso plasmatico renale, quindi fa lavorare la stessa dose di diuretico d'ansa in modo migliore. Questo è lo studio di farmacodinamica e farmacocinetica che ha dimostrato, quindi, sia per endovena che per os, come le concentrazioni di pimobendan rimangano, e poi noi di solito facciamo un'unica dose endovena e poi diamo la successiva dose per via orale. Il pimobendan riduce la pressione arteriale, il meccanismo ve l'ho detto, è un calcio sensibilizzante, quindi in parte anche viene considerato un inotropo positivo, ma la sua azione è di anticongestizio e di un minimo di inotropo positivo, per cui sposta la nostra curva verso sinistra sia in senso congesto e verso l'alto per uscire dalla bassa portata. Nei dilatati non è sufficiente, quindi va sempre aggiunta la dobutamina, sempre e solo se sono in bassa portata, mi raccomando. Per quanto riguarda gli studi nella fase cronica del pimobendan, lo studio più grosso che c'è stato è il Quest, lo conoscete tutti, che ha dimostrato che dandolo insieme al benazepril migliora la sopravvivenza. Questo è ormai un dato di fatto e vedrete che, tanto lo sapete già, le linee guida consigliano sempre di utilizzare il pimobendan nella quadruplice terapia dell'insufficienza cardiaca congestizia. Passiamo adesso al sistema renina-angiotensina-aldosterone, e vi volevo parlare un attimo di qualche novità che ci può essere sugli ACE inibitori. Una cosa importante che magari non tutti ricordiamo è che il sistema renina-angiotensina-aldosterone non è solo cattivo, quindi per capirci non è solo questo rosino che porta vasocostrizione, ritenzione di sodio, congestione, rimodeli.
tutto attraverso dopo l'angiotensina 1 si trasforma in angiotensina 2, 3, 4 e tendenzialmente lavora sui recettori dell'angiotensina 2. Questa parte di angiotensina, ma poi noi abbiamo l'angiotensina 7 e 5 che in realtà è vasodilatatrice, natriuresi, diuresi e antiremodeling. Quindi quando noi usiamo gli ACE inibitori, vedete cosa succede di base? Che noi produciamo, contando l'ACE inibitore, si produce una minima quota di angiotensina buona, la 1,7, e si riducono le angiotensine cattive. Ok? Però non è sufficiente questo, ed è il motivo per cui non è solo perché quando si usano gli ACE inibitori poi si ha, vedremo adesso, l'aldosterone breakthrough e la resistenza eccetera, ma molte volte cosa succede? Si ha un passaggio di una riduzione dell'angiotensina cattiva ma che non è sufficientemente correlata a un aumento di quella buona. Se diamo i sartanici, no, che sono degli inibitori diretti dell'angiotensina 2, vedete che aumenta l'angiotensina buona che è la 7 e la 5, ma rimane comunque in circolo parte della cattiva. Vedremo che una grossa novità sarà l'associazione di questi farmaci con dei nuovi ACE inibitori 2. Vedremo che i nuovi studi, perlomeno in vitro, hanno dimostrato questo e quindi ci saranno probabilmente studi che ci aiuteranno a capire se c'è qualcosa in più che possiamo fare per stimolare l'angiotensina buona e bloccare quella cattiva. Gli ACE inibitori, ormai andiamo nella notte dei tempi, che avevano dimostrato, questo era per l'enalapril, che aveva dimostrato che migliorava la sopravvivenza. Questo era per il Benazze, per tutti degli anni 90, che aveva dimostrato che migliora la sopravvivenza nei pazienti con insufficienza mitralica e dilatativa. Sul Ramipril abbiamo poco, c'è qualche studio sperimentale che ha dimostrato che non riduce tantissimo la pressione in atrio sinistro, ma bensì riduce quella in atrio destro e riduce l'insorgenza di ipertensione polmonare e soprattutto di ascite. Quindi questo è un dato che è stato fatto in uno studio sperimentale, però grossi studi i clinici sul Ramipril mancano. Vi parlo di questo perché vecchi studi hanno dimostrato che se voi mettete a confronto i principali ACE inibitori, che sono Benazepril, Enalapril, Lisinopril e Ramipril, ormai non si usa più il Captopril che era il primo degli anni 90, vedete quanto durano. Tendenzialmente la maggior parte dei farmaci ha una durata che si comincia a diminuire verso i 12, questa è l'inibizione del sistema renina angiotensina aldosterone, inizia a diminuire, poi verso le 12 ore comincia a aumentare, alcuni, vedete, durano fino a 24 ore, questi sono il Benazepril e il Ramipril. Perché però gli ACE inibitori non funzionano sempre? La cosa principale è che gli ACE inibitori praticamente dopo un certo periodo si ha quello che si chiama aldosterone breakthrough, cioè viene attivata una zona, una cascata alternativa che è quella delle chimasi e quindi l'aldosterone si ricomincia a produrre. E noi in quanti pazienti con mixomatosi mitralica succede questo aldosterone breakthrough? Praticamente in circa un terzo dei pazienti con o senza insufficienza cardiaca congestizia. E quali sono le cause? Blocco inadeguato, vie alternative della chimasi, l'aumento del potassio e della renina, ma spesso è indotto con farmaci concomitanti, in modo particolare i diuretici d'ansia. Un'altra cosa che è stata scoperta da poco è questo polimorfismo del gene dell'ACE. Si è visto che questo polimorfismo che è stato riscontrato nel gene dell'ACE porta a un 54% di aldosterone breakthrough. Vuol dire che se uno dei cani gli diamo l'ACE inibitore ha questo polimorfismo, sappiamo che metà dei cani con questo polimorfismo avrà l'aldosterone breakthrough. Vedrete che questa cosa viene un po' superata dalle nuove linee guida che inseriscono lo spironolattone in questa fase dell'insufficienza cardiaca. Questo è un po' quello che vi dicevo dei nuovi studi. Guardate l'associazione di un sartanico con un nuovo ACE inibitore tipo 2.
vedete cosa fa? Blocca completamente i cattivi, che sono i 3 o 4. Guardate come aumenta notevolmente il 7 e il 5. Si crede molto in questa associazione di sartanico con ACE2 e in futuro potranno esserci degli studi che permetteranno di bloccare il sistema renina-angiotensina-aldosterone molto meglio. Perché vi ho parlato del Ramipril? Perché c'è questo nuovo studio che è uscito che mette un po' tutto in discussione. Vedremo le nuove linee guida cosa ci diranno, ma questo studio, che è il Valve Study, ha dimostrato che come qualità della vita e sopravvivenza non cambia se noi diamo furosemide, pimobendan con o senza Ramipril. È stato all'inizio criticato perché il Ramipril non ha tanti studi, eccetera, però le dosi che lui ha utilizzato sono le dosi riportate nel lavoro che vi ho fatto vedere con un blocco del sistema ACE, perlomeno un blocco che poi potrebbe andare o no incontro al aldosterone breakthrough, non lo sappiamo, ma tendenzialmente si pensa, con questo studio vuole provare, che gli ACE inibitori, così come li stiamo utilizzando, in realtà non stanno cambiando la sopravvivenza. Ma molti di questo studio, dimostrando questo, l'unica cosa che non ha dimostrato è che l'aggiunta di spironolattone magari può aiutare il controllo della situazione. Ma questo ha messo in dubbio per la prima volta la famosa triplice terapia nella classe C, che è ACE inibitore, pimobendan e diuretico d'ansa. Finiamo con lo spironolattone e poi vi faccio vedere rapidamente le linee guida. Lo spironolattone, la prima cosa che dobbiamo ricordare, che a differenza dell'uomo non è un diuretico nel cane. Se vi concentrate su questa complessa schema, che questa tabella, guardate il peso specifico urinario a 1 mg chilo, a 2 mg chilo, a 3 mg chilo e a 8 mg chilo, assolutamente non c'è cambiamento, non viene escreto sodio, non fa assolutamente dal punto di vista diuretico. Quindi quando si parlava di blocco sequenziale del nefrone, che si usavano i diuretici d'ansa più lo spironolattone, poi anche più l'idroclorodiazide, in realtà no, lo spironolattone ha altre azioni che sono l'antialdosteroniche, quindi ci toglie di mezzo l'aldosterone breakthrough e quindi tutto il discorso correlato a quello che vi ho detto fino adesso, per cui l'importanza ormai che anche in classe C si usa la quadruplice terapia aggiungendo sempre lo spironolattone. La sua azione, della concentrazione di sodio non cambia, quindi sottolinea ancora una volta che non è un diuretico. Una cosa importante che è stata dimostrata da uno studio molto criticato, che però nonostante tutto è stato inserito perché è l'unico al momento che ci ha dimostrato una parziale sopravvivenza aumentata nei pazienti con insufficienza mitralica in classe C, è questo studio del 2010. Vedete che l'aggiunta di spironolattone migliora la sopravvivenza. Perché è stato criticato? Perché secondo molti autori alcuni casi inclusi in questo studio in realtà non erano classe C ma erano classe B2 e quindi ha cambiato un pochettino i risultati, però tendenzialmente il suo effetto antialdosteronico è stato confermato, unito, e questa è una cosa che io insisto nelle mie relazioni perché viene sempre detta poco, è un anticortisolo che soprattutto nelle avanzate classi C e nelle classi D è uno dei marker di sopravvivenza che impatta sulla sopravvivenza. Guardate, se vi concentrate questi grafici, tendenzialmente il cortisolo, guardate se avete nell'uomo una differenza di cortisolo da sopra sotto 12, guardate come si biforca la Kaplan-Meier. Quindi l'aumento del cortisolo è un marker di sopravvivenza ridotta. Quindi l'utilizzo dello spironolattone in classe C e in classe D, a mio avviso, è importante non solo, come spesso viene detto, per rimodellamento antifibrotico, che può essere importante, ma la cosa più importante, come lo vedete qui, guardate come diminuisce il cortisolo con l'utilizzo dello spironolattone, quindi è antialdosteronico, quindi ci toglie tutto l'aldosterone breakthrough che possiamo o non possiamo avere con l'uso degli ACE inibitori come li stiamo usando oggi, ma in più ci riduce il cortisolo e quindi migliora la sopravvivenza nei nostri pazienti in queste classi.
Finiamo con la fibrillazione atriale perché, come vi ho detto, nella curva di Friedreich-Starley è importante ridurre la frequenza. Come la controlliamo? L'ascultazione assolutamente non ci aiuta, molti studi l'hanno dimostrato. L'unico modo è guardare la distribuzione della frequenza con l'Holter. A volte si può usare l'ECG, quando avete l'ECG in clinica minore di 140 vi dice che avete anche minore di 140 la frequenza media nelle 24 ore. Però io insisto che l'Holter 24 ore è più importante perché noi abbiamo il marker, il target da avere, che è la frequenza cardiaca nelle 24 ore ridotta. Come si tratta la fibrillazione atriale? Vi ho messo insieme un po' di studi. Fino al 2005 si usava prevalentemente digossina. Dopo lo studio unico che abbiamo, che è lo studio della Moise, della Gelzer, dove hanno messo a confronto digossina da sola e digossina più diltiazem, è uno studio con solo 18 cani, ma è l'unico studio al momento presente, quindi si è passato ad utilizzare tutti digossina e diltiazem. Noi adesso stiamo facendo uno studio per dimostrare che in alcune situazioni, stando bene attenti, se siamo wet and cold o wet and dry, cambia molto con la frazione di iniezione l'utilizzo della digossina versus diltiazem, ma stiamo raccogliendo casistica per dimostrare che anche la digossina da sola controlla la frequenza cardiaca. Questo è il famoso studio che ha dimostrato in questi 18 cani che se diamo digossina da sola non stiamo con una frequenza nelle 24 ore meno di 140, se aggiungiamo il diltiazem invece assolutamente la frequenza scende. Questo è un altro studio che ha dimostrato che diltiazem da solo non va bene. Vedete, questo è stato coperto, ma qui è diltiazem 35 giorni, diltiazem più digossina 130 giorni di sopravvivenza. Quindi sappiamo che diltiazem e digossina sembra andare bene in questi 18 cani, ma sappiamo che se diamo il diltiazem da solo non va assolutamente bene. Qual è il target di frequenza? Noi teniamo una frequenza media nelle 24 ore con l'Holter meno di 125, usando digossina da sola se la frazione di iniezione è normale e digossina più diltiazem se non viene controllata e quindi si aggiunge appunto il diltiazem. Questo è lo studio che ha dimostrato prevalentemente nei mitralici che il target di 125 è quello che si deve utilizzare. Quindi vi fi finisco la mia relazione, 5 minuti giusto per farvi vedere un po' le linee guida e rivedere un po' di dosi. Poi comunque le trovate tutte nelle linee guida ACVIM, ma tendenzialmente nella fase acuta il diuretico d'ansa utilizzato è la furosemide. Molti, qui vi metto anche la classe e il livello di evidenza, un po'. Però tendenzialmente, anche se il livello di evidenza è debole, qui è la mia opinione dell'esperienza di diversi anni, la constant rate infusion, noi la facciamo, diamo il primo bolo endovena a 1, massimo 2 mg chilo, ricordatevi l'effetto braking, quindi non siate aggressivi perché altrimenti attivate il RAS e a volte poi bloccate la diuresi, e poi iniziate con 0,6, 0,5, dipende dalla gravità, si può un po' giocare con questa dose. Ora, milligrammi chilo ora, e finché la frequenza respiratoria rimane sopra i 50-60, si continua, ma nel giro di 4, 5, 6 ore di solito si controlla l'edema, quelli ovviamente controllabili. Nella fase cronica si continua la somministrazione di furosemide e poi bisogna considerare come alternativa le linee guida hanno suggerito la torsemide, la torassemide. Come vi ho detto prima, noi la utilizziamo anche negli edemi polmonari a prima insorgenza, quelli non alveolari che necessitano di terapia intensiva, sono quelli che quando voi dite al proprietario di contare la frequenza respiratoria a riposo, quando dorme, improvvisamente comincia a aumentare, rifate la lastra, c'è un quadro interstiziale, questi sono quelli in cui si può iniziare tranquillamente anche in classe C la torassemide. Questi sono le prime linee guida che hanno anche inserito la torassemide già in classe C una volta al giorno. In classe D, quando si valuta la presenza di resistenza diuretica, che nella maggior parte dei casi è data dall'insufficienza cardiaca congestizia destra, per cui non si ha il riassorbimento dei farmaci dall'intestino, oppure si può avere perché c'è il cosiddetto
fenomeno del breaking, dove si ha un'iperplasia di tutto l'epitelio dell'ansa di Elne e quindi non si ha più il riassorbimento di sodio. Ma la resistenza diuretica viene valutata quando si passa in classe D, quando si superano gli 8 mg chilo nelle 24 ore, questo vale per il cane. Quindi i diuretici d'ansa anche in fase cronica, attenzione alla fase acuta della D. Qui noi diamo furosemide, ricominciamo i boli, la CRI, eccetera, e questa è la fase in cui si aggiunge anche amlodipina, quando cominciano a riavere edemi polmonari nonostante la terapia. Qui noi è dove tutti usiamo la torassemide. La torassemide in classe D bisogna un po' considerarla in base alla sopravvivenza. È vero che non dobbiamo danneggiare i reni, ma allo stesso tempo dobbiamo salvare questi pazienti. E tranquillamente noi usiamo anche dosi elevate due volte al giorno, nonostante le indicazioni siano di una volta al giorno. Devo dire che in classe C abbiamo ormai pazienti da mesi che stanno bene con la dose singola, giornaliera. In classe D spesso è necessaria due volte al giorno. Noi stiamo anche facendo, qui proprio consiglio mio, non c'è prova clinica, ma sui risultati in campo, usare una volta al giorno la torassemide e una volta al giorno la furosemide, e abbiamo visto che questa associazione spesso controlla a lungo termine pazienti refrattari alla terapia. Ricordatevi che in classe D cronica, oltre che rivedere un po' la dose di torassemide, noi arriviamo anche a 0,3-0,4 mg chilo, dare la furosemide sottocute, perché quando avete insufficienza cardiaca congestizia destra non viene assorbita se c'è ascite, quindi deve essere data sottocute, e magari facendo dosi alternate, magari due volte orale, una volta sottocute, oppure un giorno orale, un giorno sottocute, lì è da valutare in base alla risposta clinica. Lo spironolattone, se non è già stato dato in classe C, assolutamente va aggiunto per l'effetto, perché in classe D il cortisolo è alle stelle, l'aldosterone di solito, se non date lo spironolattone, è alle stelle. Si può usare in classe D cronica l'idroclorotiazide? Io ho avuto pessime, pessime esperienze. Tendenzialmente questa aumenta tutti da gravi disturbi elettrolitici. Ricordatevi che lavora nella parte terminale del tubolo contorto distale e crea dei gravi squilibri elettrolitici e dà insufficienza renale. Off label noi usiamo anche il pimobendan tre volte al giorno ai dosaggi massimi in questa classe. In fase acuta questo è quello che si può utilizzare come pimobendan, non superate mai 0,3, io ho avuto casi di grave ipotensione in situazioni particolari che non sono lo standard, però fate attenzione perché anche nuovi studi hanno dimostrato che comunque riduce in parte la pressione anche sistemica, però con gli 0,25 endovena nella fase acuta e poi per via orale fate gli 0,25-0,3 due volte al giorno è assolutamente tranquillo. Noi lo usiamo anche nel gatto. Poi si dà l'ossigeno, l'assistenza ventilatoria nei casi gravi, sedazione, le linee guida riportano butorfanolo e acepromazina, dobutamina nelle basse portate congeste, e noi usiamo amlodipina solo nelle classi soprattutto D croniche che si riacutizzano. La nitroglicerina, come vi ho già detto prima, non ha prove in campo e il sodio prussiato non si riesce a trovare. Nella fase C cronica ormai è stato inserito anche lo spironolattone, sempre perché, come vi ho già detto, è antialdosteronico e anticortisolo. Gli ACE inibitori devono essere utilizzati, almeno il valve study non era ancora uscito, quindi non vi so dire se le cose cambieranno. Al momento siamo tutti un po' in analisi di questo studio per capire come comportarci. Pimobendan assolutamente va dato, quindi in fase cronica due volte al giorno, e la digossina da sola o con diltiazem solo se c'è fibrillazione atriale, non c'è altro motivo per cui utilizzarla in assenza di fibrillazione atriale. Finiamo quindi ricordandoci che tutto quello che facciamo lo facciamo per aumentare la sopravvivenza, ma non stiamo curando la patologia. Adesso, come sapete, anche il nostro ospedale, anche l'altra clinica Nicura di Novara, e c'è una clinica in Francia, una clinica a Londra,
del Royal College, e vabbè, poi questo famosissimo UECI che è venuto per un po' alla Cornell University, adesso Covid permettendo andrà invece in Florida e poi al suo ospedale in Giappone. Lui ha dimostrato un'altissima sopravvivenza e soprattutto un miglioramento enorme della qualità della vita. Noi abbiamo iniziato, facciamo diverse chirurgie in extracorporea, soprattutto per il cuore destro, e stiamo iniziando a farlo anche per il cuore sinistro. Questa è cosa si fa, lo vedete qui, un'anuloplastica, si stringe l'anello della mitrale per far ricolladire i lembi e quindi ridurre la frazione rigurgitante. Qui viene suturata l'auricola, qui vedete viene defibrillato e ritorna la contrazione anche del ventricolo. Ci bisogna studiare bene i pazienti, stadiarli bene. Noi abbiamo adesso ottimi risultati sulla chirurgia a cuore aperto del cuore destro. Sul cuore sinistro ci stiamo lavorando, ma credo che da qui a un anno e mezzo potremmo anche noi offrire questo servizio. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di esservi stato utile, di avervi dato qualche novità in questo argomento complesso che è la terapia dell'insufficienza cardiaca, e vi esorto a utilizzare sempre questa, idealmente, la curva di Starling per poter diciamo capire con che farmaci lavorare e come utilizzarli. Per chi di voi è interessato soprattutto alle aritmie, abbiamo questo gruppo di studio dove ci confrontiamo un po' con colleghi, sono tipo 500 colleghi un po' da tutto il mondo che si confrontano con noi sulle aritmie del cane e del gatto, e poi potete seguirci sui nostri social se volete. Grazie per l'attenzione e sono a disposizione per le domande. Io ringrazio il dottor Santilli per la relazione, che è stata veramente molto molto interessante. Faccio davvero tanti complimenti, perché spiegare in questo modo la terapia penso sia stato utile per tutti quanti. Come dire, con quella curva è una sorta di messa a terra per tutte le nozioni che vengono fornite. Io adesso inizio a girarle delle domande. Dovrebbe, mi dica se riesce a vederle. Allora, la prima sì, io mano a mano intanto le faccio. Sì, giro. Utilizzi anche nel... Vado? Sì, sì. Ok, utilizzi anche nel gatto il Pimobenda come terapia cronica successivamente alla fase di scompenso acuto. Allora, come sapete, la farmacocinetica, la farmacodinamica del Pimobenda nel gatto è un po' complessa. Si usa... Ormai ci sono diversi studi che hanno dimostrato che anche le nostre paure nei gatti con ipertrofica e stenosi dinamica sono infondate, perché non cambia assolutamente nulla, per cui noi lo utilizziamo. Stiamo aspettando, diciamo, altri studi sulla farmacocinetica, però in pazienti con insufficienza cardiaca congestizia assolutamente lo usiamo. Lavorando in umana ci sono molte aspettative con entrambi i sartanici, con l'ivabradina e diciamo altri farmaci come la glifosina eccetera. Allora, tendenzialmente, come vi ho fatto vedere, i sartanici secondo me andranno considerati in futuro non isolati ma associati a questo ACE2. Per quanto riguarda l'ivabradina, assolutamente è un farmaco che noi usiamo tantissimo, soprattutto in corso di insufficienza cardiaca, insufficienza cardiaca congestizia complicata da aritmie sopraventricolari. Ci sono alcuni studi che hanno dimostrato che l'ivabradina cambia anche la conduzione nodale. Devo dire che questa grossa esperienza non l'ho trovata e l'abbiamo testata già in diversi casi, quindi come nodo bloccante non ho ancora avuto la stessa efficacia che invece sto vedendo come antitachicardia atriali. Si può usare anche nel gatto se volete ridurre la stenosi dinamica senza cambiare l'inotropismo. Quindi è un farmaco molto molto tranquillo che a noi piace veramente molto. Allora, vedo se riesco a prenderle tutte. Costi molto alti. Ci sono nuove prospettive per la veterinaria secondo te, o resteremo per ora su Pimobenda e restanti farmaci di routine? Allora, come vi ho fatto vedere qui,
secondo me novità ne arriveranno. Adesso c'è questa grossa diatriba su questi ACE inibitori, sul fatto che c'è il polimorfismo, sul fatto che gli ACE inibitori possono dare comunque l'aldosterone breakthrough, che stiamo però superando utilizzando il Pimovendam. Il problema di base sarà decidere sì o no ACE inibitori, e questo secondo me la comunità scientifica non ha ancora in modo assoluto preso in modo diciamo incontrovertibile lo studio Valve. Però io credo che in futuro questo utilizzo di sartanici associati agli ACE2 potrebbe avere un senso. Altri farmaci ne stanno testando alcuni, ma tendenzialmente nessuno si è ancora dimostrato a livello clinico che lo potremo usare in un prossimo futuro. Io punto molto, so che è costosa, ma mai quanto, diciamo, in altri centri nel resto dell'Europa sull'anuloplastica, perché noi siamo, ad esempio, stiamo facendo tantissime anuloplastiche delle displasie della tricuspide, e se presi per tempo, questi cani veramente gli si cambia completamente la prognosi. Quindi io credo che, come fa UECI, anche piano piano tutti i centri nel mondo riusciranno a fare le anuloplastiche precocemente per migliorare. Questo è interessante, perché il Pimovendam, quando non lo tollerano, cosa succede se c'è qualcosa di sostitutivo? Purtroppo no, e sappiamo che il Pimovendam ormai si usa in classe C, addirittura è stata cambiata la classificazione ACVIM, c'è la B2 EPIC, che è il nuovo studio che tutti conoscete di utilizzare il Pimovendam anche in classe B2. Quindi tendenzialmente è un farmaco veramente importante. Però io, ritornando alla curva di Friedreich-Starling, che è importante, nei mitralici la cosa basilare che noi facciamo è, ok, migliorare la sopravvivenza, ma quello che ci interessa è che il cane stia meglio come vuole il proprietario, che mangi di più, che faccia più esercizio e che interagisca con lui. Riducendo la congestione, questo è sufficiente per arrivare lì. Poi però magari non aumentiamo la sopravvivenza. Per me il Pimovendam è un farmaco insostituibile. Il problema è che al momento non abbiamo niente che lo possa sostituire nel cambiare la sopravvivenza. Come ovviare all'inconveniente del breaking? E seconda domanda, se ho un paziente ipoteso, uso comunque amlodipina? Allora, la prima domanda, ci sono due effetti: l'effetto breaking e il fenomeno breaking. Quello che noi abbiamo in acuto con le alte dosi di furosemide lo possiamo solo ovviare riducendo la quantità di boli. Se voi guardate alcuni testi anglosassoni, vi dicono addirittura di usare 8 mg chilo di furosemide. È vero che la furosemide agisce in base alla dose, in base a quanta ne arriva all'ansa di Elne, ma nel momento in cui voi attivate massivamente il RAS, poi evitate che le successive dosi possano lavorare. Per cui il primo inconveniente si ovvia, secondo me, con la CRI, o usando boli che non superino i 2 mg chilo ogni ora endovena, se volete fare i boli, ma io vi consiglio la CRI perché funziona veramente bene. Il breaking invece della resistenza diuretica lo si ovvia se è una resistenza diuretica data dal fenomeno di breaking, quindi dell'iperplasia delle cellule dell'ansa di Elne, cambiando molecola. Ad esempio, uno dei vantaggi della torrasemide, oltre questo dubbio, anche se evidente, effetto antialdosteronico, è che dà meno resistenza diuretica. Quindi è importante, non si capisce perché, magari ancora una volta dovuto all'effetto antialdosterone, ma tendenzialmente l'effetto breaking, scusa, il fenomeno breaking che si ha con la torrasemide non è riportato tanto quanto quello con la furosemide. Allora, questa è una domanda di fisiologia pura: la differenza tra compliance di camera e compliance della parete ventricolare. Questo è importante perché la compliance di camera si basa solitamente sulla protodiastole, la compliance invece ventricolare sulla telediastole. Quindi in protodiastole prevalentemente questo è un problema che lo vedete benissimo nelle ipertrofiche: quando cambia la geometria ventricolare si ritarda il rilassamento isovolumetrico e quindi non cade la pressione durante la protodiastole, si sposta verso la telediastole. E quando avete il famoso alterato rilasciamento puro da alterazione della geometria di camera.
la compliance ventricolare è invece proprio la rigidità del muscolo, ad esempio lo vedete nella nei quadri restrittivi del gatto, nelle dilatative, quando proprio aumenta la fibrosi a carico del muscolo cardiaco. Quindi sono entrambe condizioni importanti da considerare quando guardate la parte, diciamo, bassa della curva pressione-volume, dove si hanno minimi cambiamenti di pressione con enormi cambiamenti di volume. Cosa ne pensi della furosemide intramuscolo anziché sottocute? Assolutamente sì, si può fare. La maggior parte degli studi sono confrontando l'endovena al sottocute. Noi usiamo tanto, quando non si può fare l'endovena, ovviamente non in casi gravissimi che necessitano esclusivamente l'endovena, ma la sottocute, che è quella che poi noi usiamo ad esempio quando avete la resistenza diuretica data dalla presenza di insufficienza cardiaca congestizia, dovete assolutamente considerare che non viene assorbita la via orale, per cui voi gli potete dare anche 10 mg chilo, ma se l'intestino è congesto non viene assorbita in modo adeguato, e quindi a quel punto noi diamo due dosi orali e in mezzo ci mettiamo una dose sottocute. Se voi ci fate caso, quando avete i cani ascitici potete fare quello che volete con le dosi orali, ma se non fate le dosi sottocutanee non ottenete lo stesso risultato nella riduzione dell'ascite. Intramuscolo va assolutamente bene, ha un'emivita buona, l'unica cosa che il picco che raggiungi in un'ora con la sottocute e con l'endovena, con l'intramuscolo è più lento. C'è un'ultima domanda che vedo. L'uso dell'amiodarone nella fibrillazione atriale. Allora, questo è una cosa che so che alcuni gruppi in Italia lo usano. C'è qualcuno che l'ha addirittura suggerito in uno degli ultimi articoli di una collega che ha scritto sul un numero del Veterinary Journal tutto sulle aritmie. Io non sono assolutamente d'accordo. L'amiodarone lo volete utilizzare, lo potete utilizzare, a parte la tossicità che è pazzesca, ma in ogni caso si può utilizzare nei pazienti in cui volete ottenere una cardioversione farmacologica, quindi classificando la fibrillazione atriale in parossistica, persistenze di breve durata, che nel cane sono 4-5 mesi, o persistenze a lunga durata. Di solito quando non vedete più le onde F che diventa tutto piatto è quella lunga durata. Questa non è più cardiovertibile, per cui si considera addirittura permanente. Se voi date l'amiodarone e volete cardiovertire nonostante gli effetti collaterali, può aver senso. E ci sono articoli che hanno dimostrato che si ottiene una buona cardioversione. Ma l'effetto dromotropo negativo dell'amiodarone è nullo. Cioè, piuttosto, voglio dire, ho trovato casi in cui il sotalolo fa qualcosa per il suo effetto beta bloccante, non vi sto dicendo di usarlo, ma se ho gravi aritmie ventricolari in pazienti con fibrillazione atriale, ho notato che il sotalolo ha un effetto dromotropo negativo. L'amiodarone, noi abbiamo letto più di 11.000 holter e non riesco a ricordare un caso di fibrillazione atriale, e su 10.000 holter ne avremmo visti, penso, almeno 3.000, in cui l'amiodarone ha controllato la frequenza ventricolare media. È impossibile. Quindi bisogna, in questi casi, noi sostituiamo sempre l'amiodarone con digossina, e lo stiamo dimostrando adesso piano piano con il nostro studio, che è lo studio a FIRC. Anzi, se qualcuno di voi è interessato a entrare in questo studio, mi contatti su Instagram o per mail, come volete. Ma vi mando tutto per farlo. Ma noi stiamo cercando di dare la digossina nei pazienti con frazione di iniezione conservata, e il diltiazem più digossina, se non viene controllata solo con la digossina, se l'FE si riduce. In umana, anche per il controllo della frequenza, quindi, e non del controllo del ritmo, quindi non si utilizzano prevalentemente il diltiazem e la digossina. L'amiodarone non è assolutamente provato e non so perché ci si ostini sinceramente ad utilizzarlo. Si potrebbe usare la digossina associata al diltiazem nel gatto con FI dilatativa. Devo dire la verità che il gatto ha una massa atriale così piccola che a noi è capitato, nella maggior parte dei casi, usando la digossina, sapete che nel gatto si usa un quarto da 0,125 ogni due giorni,
tendenzialmente addirittura cardioverte, quindi riporta in ritmo sinusale anche con atri molto dilatati, proprio perché la massa atriale non è mai sufficiente a mantenerla, soprattutto se riduciamo la frequenza, eccetera, spesso si cardioverte. Quindi noi utilizziamo prevalentemente digossina. Il diltiazem nel gatto, devo dire che è anni, anni, anni che non lo utilizziamo più, e non ho mai sentito il bisogno di doverlo utilizzare, perché nella maggior parte dei casi la digossina controlla il tutto. Poi c'è un'ultima domanda, credo, che è l'utilizzo, se vuoi usare ACE inibitori più sartanici, dal Benazepril a 0,5 kg e il telmisartan a 1 mg chilo. Allora, noi al momento non stiamo usando sartanici nell'insufficienza mitralica, perché non ci sono studi convincenti. Quello che vi ho mostrato è stato fatto in vitro ed è molto promettente, ma mancano trial clinici per essere sicuri. È ovvio che l'effetto che vi ho fatto vedere con l'aumento delle angiotensine buone è fantastico, togliendo praticamente l'angiotensina 2, che è la peggiore, e aumentando la 5 e la 7, che sono quelle che danno vasodilatazione, natriuresi, eccetera, mi sembra una cosa che in futuro avrà molto senso. Oggi come oggi non ci sono abbastanza dati sui sartanici da utilizzarli, per cui noi non li usiamo, quindi non ti so dare una dose convincente che funzioni. Io credo di aver risposto a tutto. Penso di sì, forse, non so, utilizzi anche nel gatto il primo Bendan come terapia cronica successivamente alla fase di scompenso? Questo l'ho fatto, ho risposto. Ok, allora penso abbiamo risposto a tutte, che arrivano dei ringraziamenti, complimenti, siamo ancora tutti qua, se avete delle domande mandatele, non siate timidi, che arrivano complimenti, fantastico, grazie mille, io mi unisco a questi complimenti, a questi ringraziamenti, perché veramente posso dire che abbiamo aperto l'anno formativo col botto stasera. Con questa relazione, questa lezione che si sposa veramente alla perfezione con quello che cerchiamo sempre di, nel nostro piccolo cerchiamo di fare, cioè cercare di dare un aiuto concreto attraverso la competenza, la conoscenza dei relatori a tutti i colleghi veterinari. Per cui davvero, non mi resta che ringraziarla di nuovo, ringraziare voi che ci avete seguito, invitarvi alle prossime, adesso vedremo cos'altro organizzeremo nel corso dell'anno, per cui la ringrazio ancora, dottor Grazie Santini, a tutti voi. E lascio a lei la chiusura. Grazie mille a tutti, quindi sono contento che vi sia piaciuto, mi ha entusiasmato molto preparare questa relazione, perché credo che mettere tutte le terapie insieme alla fisiopatologia, che spesso la studiamo ma non la integriamo, quello che volevo fare con questa relazione, spero di essere proprio riuscito, è di fare questa integrazione. Vi assicuro che, capita questa parte di terapia e questa integrazione, spesso si riesce a lavorare meglio e a lavorare con la massima professionalità. Grazie a tutti, vedo che eravate veramente tantissimi, grazie a tutti per aver partecipato al nostro seminar. Grazie e buona serata a tutti. A presto, buonanotte. Buonanotte.